Allora, sul tema del 5G, prima bisogna fare chiarezza nel dire che cosa permetterà, di fare il 5G rispetto a oggi. Allora, quello che il 5G permetterà di fare rispetto a oggi è sostanzialmente avere molta più velocità, molta più banda, quindi poter trasmettere più dati più rapidamente, ma soprattutto permetterà che l'effetto latenza, quindi il tempo in cui un segnale, torna indietro, il tempo in cui il mio dito tocca il tavolo e il mio cervello si accorge che c'è stata questo contatto, permetterà di portarlo sotto i 8-9 millisecondi, che è appunto una reazione quasi di sensibilità fisica. Questo nei fatti vuol dire che si potrà collegare oggetti, si potrà collegare robot, si potrà collegare tutto e avere una remotizzazione di tutti i controlli, dalle serrature delle porte che diventeranno elettriche, alle macchine che leggeranno ovviamente chi attraversa la strada, se posso girare o no, ai sistemi medici, quindi avere in tempo reale le condizioni di una persona e iniettare magari o rilasciare una sostanza medica che è necessaria per le condizioni della salute, cioè si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente. Questo non arriva il primo giorno, questo arriva nel tempo ovviamente. Saranno delle trasformazioni profonde, le fabbriche cambieranno completamente, il sistema dei trasporti cambierà completamente, il sistema di gestione degli edifici cambia completamente, noi non avremo più un riscaldamento che dice devo portare la temperatura a X, la devi portare a quello che servirà al numero di persone presenti a stare bene e magari aprendo delle finestre, chiudendo le finestre se fa caldo, se fa freddo. Quindi la caldaia sostanzialmente ragionerà con mille input che le arriveranno da tante cose e tutti noi abbiamo sperimentato, no? Il posto che è troppo caldo, che è troppo freddo, ma lo stesso si applicherà alla sicurezza, lo stesso si applicherà alle entrate, non ci sarà più bisogno di passare un badge, ci sarà il riconoscimento facciale e chi deve entrare entra, chi non deve entrare non entra.